Fai della passione il tuo lavoro. Parte con questo invito il Talent Day, l'occasione in cui la FIPE Confcommercio arriva negli istituti scolastici per diffondere la cultura del turismo, della ristorazione, della ricettività alberghiera, per creare un legame con il mondo della scuola e il mondo appunto dell'attività dei pubblici esercizi. Un viaggio del Talent Day che comincia oggi qui, 16 marzo, dall'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Talent Day è un'iniziativa nazionale organizzata da FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Nasce dalla constatazione degli ultimi anni una assoluta carenza di personale nelle strutture ricettive e nella ristorazione anche nella nostra provincia. Ne abbiamo parlato negli ultimi due anni, la difficoltà delle nostre strutture di avere il personale. Quindi parte questa iniziativa e parte proprio da Pesaro, che siamo la prima tappa nazionale di questo incontro tra domanda e offerta. Quindi la domanda delle strutture ricettive della ristorazione e l'offerta dei giovani che frequentano il studio alberghiero. Pesaro ha un grande patrimonio, un patrimonio inestimabile che sono i giovani che frequentano l'alberghiero. È importante avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, appassionarli soprattutto a questo tipo di lavoro. Questo lo dico perché anche nella scelta che ci sarà nella scuola, quando viene fatta, spesso non viene valutato il fatto che questo è un ottimo lavoro. Chi frequenta questa scuola praticamente ha il lavoro quasi assicurato, però ecco, è importante capire il territorio, capire tutto quello che c'è nel mondo del lavoro, quindi questi incontri sono fondamentali, cioè unire il mondo del lavoro e la scuola è fondamentale. Tra i relatori di questo Talent Day, il presidente dell'Associazione Albergatori di Pesaro Paolo Costantini, il presidente di Confcommercio Marche Nord Angelo Serra, che ha sottolineato l'importanza fondamentale del passaggio dalla teoria alla pratica in questo mestiere, nonché il presidente dell'Associazione Ristoratori Confcommercio Mario Di Remigio, che ha sottolineato l'importanza di questi eventi in questa fase di calo del personale. Si capisce che importanza ha a fare della pratica, perché negli anni che si studia, se uno riesce a fare anche la pratica, arriva a un certo momento che, finito gli studi, ha anche la pratica, può andare a lavorare ovunque e soprattutto ha avuto modo di verificare se questo mestiere gli piace, perché se questo mestiere non piace è meglio cambiarlo. Perché se è un mestiere che, se piace, non è pesante, anzi è bellissimo, c'è dei risvolti talmente belli che lo dimostri, che io ho quasi 80 anni, faccio fatica a lasciarlo. Negli ultimi anni c'è stata una dispersione dei ragazzi, praticamente di chi faceva l'alberghiero, e quindi pochi poi continuavano a fare questo lavoro, o il lavoro che avevano in qualche modo sognato facendo l'istituto alberghiero. E era importante, secondo noi, ricucire un po' i rapporti tra l'istituto alberghiero e le attività economiche, perché in un momento come questo, diciamo che il Covid ha segnato molto e ha fatto disperdere anche molte professionalità, quindi bisognerà ricostruire, non diciamo da zero, però in sostanza abbiamo perso il 60-70% della forza lavoro, perché nel frattempo, non riuscendo a mantenere per molti lo staff organizzativo che avevano, hanno dovuto in qualche modo adesso riassumere in previsione o della stagione oppure dell'annualità. Talent Day è un'occasione importante, così come è importante avere un compagno di classe che già unisce scuola a lavoro, come Ismaila, ragazzo originario del Gambia e residente a Fano, che abbiamo intervistato. Io faccio pasticceria al Fano Center, dove dopo scuola vado direttamente lì a lavorare, faccio 4 ore al giorno, più sabato e domenica che faccio 6-7 ore. Per me vuol dire che aumentare la capacità di sviluppare la capacità di esperienza nel mondo del lavoro, però anche fare quello che sto studiando a scuola, di applicarlo anche fuori, di guardare, di scegliere una strada giusta per il mio futuro.